Ciao, carissimi, ultimamente molti chiedono perché i russi, i militari russi, l'esercito russo utilizza i droni uh, iraniani. Quindi mh, si leggono vari, uh, varie teorie, si parla uh, del fatto che l'esercito russo è in difficoltà, e quindi sono costretti a comprare le armi che ci sono insomma sul mercato, queste teorie eh, giustamente vengono diffuse da chi vuole rappresentare un po' la situazione eh, che avviene in Ucraina eh, da un punto di vista ovviamente pro eh, atlantista, da chi vuole seguire la narrazione atlantista che ci dipinge l'esercito russo come quello che sta perdendo e ovviamente la verità si trova altrove, la verità è diversa e adesso un po' approfondiamo questa situazione. Io vi invito anche dopo questo video di informarvi, di magari cercare un po' di più di informazioni perché come sapete io... Uh, cerco di darvi uh, spunti per le riflessioni, uh, spingervi verso approfondimenti perché io credo che è importante condividere le opinioni e poi ognuno uh, di noi si crea le proprie convenzioni in base al processo di informazione che intraprende da solo, per cui io cerco di invitarvi a riflettere su alcune tematiche, su alcune tematiche voi andate a ad approfondire queste tematiche eh, andate a cercare in rete leggere varie eh, vari articoli eh, documentarvi e così avrete una vostra visione un po un po più ampia rispetto a quella che viene data magari dal mainstream o da, dalla situazione eh, che viene raccontata Attraverso una visione unilaterale, io qua parlo di tutte le propagande, sia quelle russe, sia quella atlantista, sia quella ucraina, sia quella statunitense. Noi dobbiamo avere invece un'opinione un obiettiva, e dobbiamo considerare tutta, tutto il ventaglio di, di, di informazioni, di propaganda e poi cercare di tirare fuori quello che è il filone realistico. Allora, perché i russi? comprano i droni ehm, dagli iraniani. I motivi principali sono due. Primo, gli iraniani sono tra i migliori costruttori dei droni che ci sono al mondo perché riescono a costruire i droni efficaci e che costano poco. Perché questa cosa è successa? Perché gli iraniani dai tempi eh, della metà degli anni 70 sono eh, stati costretti dalle situazioni belli che voi ricordate che l'Iran comunque è sempre stato in guerra, ha eh, sempre avuto problemi ai suoi confini e loro sono stati tra i primi a inventare i sistemi di ricognizione soprattutto perché i primi droni iraniani sono nati non come droni da ehm, attacco, non come droni eh, che mh, servono per colpire gli obiettivi ma soprattutto come i droni di ricognizione che sorvolavano eh, i territori pericolosi dove l'esercito non poteva entrare fisicamente, dove eh, c'era il nemico o c'era sospetto che eh, ci fosse il nemico, e questi droni sorvolavano dall'alto e fotografavano la situazione. All'epoca non c'erano neanche videocamere nei, sui primi droni, c'erano semplici macchine fotografiche. Queste macchine fotografiche venivano imposte in, cer in certo modo, c'era un sistema che li faceva uh, scattare a distanza. Questi droni venivano um, guidati uh, da uh, terra, l'operatore uh, aveva un dispositivo radiocomandato, uh, di, di radiocomando e questi droni radiocomandati, tra l'altro, non avevano anche una. Um, una um, grande eh, autonomia, non potevano allontanarsi dall'operatore eh, di più di qualche chilometro e avevano anche poca autonomia di batterie, eh, quindi volavano non più di, di un'ora anzi se volavano un'ora era, era già un bene e poi hanno, hanno cambiato i motori elettrici con i motori molt, molto più potenti, con motori di benzina e, e questo ha cambiato tantissimo uh, l'utilizzo di questi droni loro uh, hanno avuto più uh, capacità di, di, di volo sono son diventati insomma, um, molto più potenti e, e molto più, um, riuscivano molto più tempo a rimanere eh, nel volo, nel cielo riuscivano a salire in alto così che eh, non si vedevano da terra e così via quindi eh, l'Iran ha cominciato a costruire questi droni mh, per le necessità e siccome l'Iran eh, come ricordate è un paese che da 40 anni vive sotto vari imbarghi vari eh, insomma eh, hanno problematiche economiche sanzioni contro l'Iran eh, eh, sono state fatte in questi 40 anni tantissime e ci sono problematiche di eh, rilevare eh, i pezzi di ricambio per, per semplici eh, prodotti elettronici senza parlare di tecnologie complicate ad esempio io vi ricordo che le, tutte le tecnologie legate all'estrazione di petrolio eh, in iran sono sotto embargo e quindi iran se vuole comprare dei semplici apparecchi che servono per estrazione di, eh, di petrolio dalla terra è eh, obbligato a fare questa cosa attraverso terzi paesi quindi l'Iran è un paese che ha imparato con pochi soldi con poco materiale eh, costruire i eh, droni efficaci droni ehm, che fanno un, un ottimo lavoro ma eh, per la loro costruzione viene ehm, impegnato pochissimo denaro e soprattutto eh, pochi eh, elementi eh, tecnologici. Quindi, mh, i russi, giustamente eh, calcolando quelli che sono le operazioni che loro dovevano fare in Ucraina, hanno prestato molta attenzione ai droni ai, ai iraniani. Adesso. Calcoliamo, una, cioè, vediamo una, uh, una differenza nei calcoli. Ad esempio, eh, un qualsiasi missile eh, capace di trasportare, eh, o un razzo reattivo capace di eh, trasportare, ad esempio, un chilo o tre chili di eh, tritolo, eh, che è l'esplosivo che si usa insomma, molto nell'artiglieria. Nell in guerra. Questo dispositivo se viene fatto bene: cioè o un missile o un razzo guidato o anche un drone, comunque costruito nei paesi occidentali, costa, il suo costo supera sicuramente 50.000 dollari. È un dispositivo costosissimo. Mentre iraniani riescono a costruire dispositivi che trasportano anche fino a 5 kg di. Uh, di esplosivo e che costano relativamente poco poi uh, il, cost il costo di produzione di un drone iraniano aggira immaginate um, attorno al 20.000 dollari uh, con i russi si sono messi d'accordo e ovviamente c'è uno scambio perché i russi li forniscono certi elementi che a loro servono per la loro per il loro programma petrolifero, per um, loro tecnologie che a loro mancano per via di sanzioni eh, che loro subiscono da parte eh, del mondo occidentale ormai da 40 anni, quindi i eh, russi aggirando queste sanzioni forniscono all'Iran quello di cui loro hanno bisogno. L'Iran eh, li fornisce questi droni e, come affermano anche, Diversi specialisti eh, che lavorano con i dati, eh, con i rapporti eh, internazionali. Eh, loro affermano che addirittura i russi neanche pagano per questi droni. Cioè, il senso è che i iraniani forniscono questi droni e in cambio ricevono le tecnologie che a loro mancano, eh, i prodotti eh, eh, tecnologici che a loro mancano per via. Della, um, loro, uh, delle sanzioni che loro subiscono, quindi uh, i russi ricevono uh, questi droni efficacissimi uh, senza pagare tanto. È chiaro che li utilizzano tantissimo. Un drone così, uh, cari amici, um, può trasportare fino a uh, 5 kg di tritolo um, per farvi. Un esempio è un drone così equivalente a un colpo di uh, artiglieria da 150 mm. Io adesso mm, parlo uh, in uh, uh, come dire, faccio questi um, uh, questa specie di, di um, analisi senza ovviamente um, precisazioni perché eh, ci sono certi tipi di colpi per uh, artiglieria da 150 che sono molto più potenti, che hanno effetti diversi. Eh, io generalizzo in grande linea, voi immaginate che un drone del genere quando cade su un obiettivo, colpisce un obiettivo, eh, fa l'effetto che potrebbe fare un colpo da uh, artiglieria da 150, da un obice da 150 mm. Eh, come funziona questo drone? È molto semplice, questo drone viene lanciato da rampa, eh, ha, una, ha degli ali, ha un motore che lo spinge, un motore eh, a benzina e eh, ha la testata, mh, testata combattiva, la chiamano testata eh, tattica, è quella dove viene eh, trasportato l'esplosivo e quello che poi esplode quando il drone precipita sul, uh, sull'obiettivo eh, mentre questo drone vola verso l'obiettivo ah, questo drone ha mh, una sem semplicissima uh, videocamera mh, co che costa veramente poco perché serve solo per permettere all'operatore di indirizzare questo drone, uh, drone verso l'obiettivo questi tipi di droni si chiamano droni kamikaze perché questi droni non tornano indietro eh, non si usano più volte questi droni si usano solo una volta e vengono eh, mandati dall'operatore che li dirige a distanza eh, verso un obiettivo eh, che loro devono farlo esplodere quindi questo drone cade colpisce l'obiettivo e esplode eh, per cui molti lo chiamano anche la munizione tattica guidata in Russia eh, nella, nella, eh, mh, nella denominazione eh, ufficiale che l'esercito russo dà a questo tipo eh, di apparecchi mh, non è mai scritto drone comi cazzo è, è scritto munizione tattica guidata e mh, quindi questo drone eh, Viene lanciato da una rampa, sale, prende il volo, sale nell'aria, lui può viaggiare e rimanere nel cielo per diverse ore finché gli basta la, la, la sua carica di benzina del suo motore, e quindi lui sale in aria, l'operatore lo guida, l'operatore osserva cosa succede per terra e quando vede l'obiettivo che deve essere colpito, l'operatore muove questo drone verso l'obiettivo e qua eh, inizia questo drone inizia a precipitare, ovvero ehm, il motore ehm, cambia, la, eh, cambia eh, il modo di di funzionare il, il motore accelera molto e questo drone nella caduta nell'avvicinamento all'obiettivo raggiunge e supera 300 km/h quindi si dipende da, da, dal peso del drone se lui Porta 5 kg o 3 kg di materiale esplosivo, comunque arriva a addirittura a 320 metri al secondo, scusate 320 km al secondo, per cui è una velocità abbastanza importante, è molto difficile abbattere questo drone in picchiata, è quasi impossibile. L'unico modo in cui questo drone può essere abbattuto, come abbiamo visto, recentemente in ucraina riescono a batterlo da terra sparando con vari tipi anche con armi da fuoco perché durante il volo durante il percorso questo drone e um, vola abbastanza uh, lento e anche basso um, e poi il suo motore uh, produce un rumore alcuni lo addirittura Uh, fanno un confronto tra, tra questo drone e lo paragonano a, al rumore di taglia erba oppure al rumore di Motorino. E, eh, in realtà non hanno torto le persone che fanno questo, um, questo tipo di confronto, di compar di, eh, comparandolo a, a taglia erba, perché il tipo del motore che viene eh, posizionato su questa erba è proprio un motore che. Spesso noi uh, possiamo trovare su questi tipi di apparecchi da giardinaggio. Uh, bisogna dire che uh, in origine il drone che viene utilizzato in Russia che si chiama Geran 1, Gheran 2, sono droni simili, cambia solo uh, la, um, i, cambiano solo uh, gli elementi di carica e i motori, ma in grandi linea su, si somigliano tra loro. Comunque, il Geran 2 è quello che si usa di più. E, um, è un drone che è stato fatto appositamente per la Russia, quindi sbagliano quelli che lo chiamano Shahid 136, che sarebbe il nome del prototipo iraniano che si chiama Shahid 136. È un drone iraniano che ha questo tipo di costruzione. Eh, però i Shahid 136 hanno un tipo, tipo di motore sono i motori tedeschi che i iraniani tra l'altro hanno acquistato eh, aggirando la, mh, le sanzioni internazionali l'hanno acquistato da, eh, dalla Romania perché Romania ha venduto questi motori agli iraniani in grande quantità quindi i rumeni si sono fatti anche parecchi soldi su questa operazione e questi motori sono stati montati su questi droni e questi droni eh, vengono utilizzati da, da, dall'esercito iraniano e, mentre per i russi i russi hanno chiesto di fornire questi droni con i motori diversi che permettono a, a questi droni di avere più eh, autonomia nel volo e essere più leggeri quindi sono i motori più leggeri meno pesanti hanno più capacità di serbatoio e sono anche più potenti sono due tipi di motori sono motori di produzione cinese in effetti i cinesi forniscono cioè voi immaginate il, il, questo, um, questa collaborazione i cinesi forniscono motori agli iraniani i mot gli iraniani montano questi motori sui droni eh, che fanno in Iran e poi le mandano in Russia. In Russia uh, su questi droni montano una, um, uh, un apparecchio elettronico per cui tutta la parte di, legata al radiocomando, queste cose qua, viene montata già in Russia e, e da questa collaborazione tra tre paesi nasce questa roba che noi chiamiamo drone kamikaze russo e Geragne 2 oh, e, e anche così in realtà viene fatto geragno 1 e, quindi cari amici quando noi immaginiamo questo drone kamikaze eh, con quale russi purtroppo hanno messo eh, in grande difficoltà eh, sia l'esercito ucraino che infrastruttura critica eh, energetica ucraina noi dobbiamo eh, immaginare che si tratta non di un vero e proprio drone ehm, di produzione iraniana, ma ormai qualcosa di più, perché ehm, ha i motori che arrivano dalla Cina, eh, la parte elettronica, come abbiamo detto, mh, montata in Russia, quindi proveniente secondo me anche quella, alcune cose forse sono cinesi, come ad esempio le videocamere, sono sicuramente di produzione cinese. Eh, perché i russi non fanno le videocamere, queste cose qua le fanno, le fanno i cinesi. Eh, poi i russi sono bravi a montare, ad esempio, gli apparecchi ehm, di radiocomando, in questo i russi sono bravi e li, fanno, eh, li producono in, vari, in varie fabbriche in Russia, quindi probabilmente utilizzano eh, gli elementi per radiocomando prodotti nelle, in qualche fabbrica russa. Per cui, questo drone di cui noi stiamo parlando, per questo motivo, il drone di cui stiamo parlando è un drone eh, nuovo, diverso da eh, Shahid 136 eh, originale iraniano. Um, ovviamente, nella guerra in Ucraina, um, questi droni si sono dimostrati utilissimi, soprattutto per il loro basso costo: costano veramente poco rispetto a quello che costano i missili. Rispetto a quello che costano i razzi non guidati, rispetto a quello che costa anche il sistema di lancio sia di missili che razzi non guidati, l'utilizzo dei droni facilita molto il uh, lavoro dei militari. Perché uh, se noi dobbiamo lanciare un, una serie di razzi non guidati, vuol dire che noi dobbiamo portare su uh, un certo territorio vicino al campo di battaglia delle macchine sui quali eh, vengono posizionate le rampe del lancio eh, il, il lancio quando avviene anche a livello visivo può essere eh, notato da mh, dal nemico eh, può rispondere artiglieria oppure può essere eh, colpito da dei sistemi eh, di protezione aerea e, e quindi è molto, e poi è molto costoso, cioè serve una squadra per muovere eh, questo mezzo. Questo mezzo ha bisogno di, eh, di essere man, insomma, mantenuto protetto, ci saranno militari per proteggerlo e così via. Mentre drone ha eh, ah, e per lancio dei missili, eh, cari amici, è ancora peggio, è cioè ancora, ancora più complicato perché quando parte un missile balistico lì c'è tutta una. Uh, struttura complicatissima attorno, servono i radar, servono i servizi dei, uh, di perlustrazione, serve un particolare servizio radio, serve servizio di protezione di questi mezzi dai quali parte il missile, perché sono mezzi che non possono essere pro protetti da soli, cioè non si proteggono, loro sono molto, um, molto carenti nella, nella, nella difesa. E se il nemico eh, intercetta il punto di lancio di un missile balistico, state tranquilli che in tempo di 3-5 minuti arrivano 10 missili sopra e distruggono tutto. In effetti in Ucraina, purtroppo i militari ucraini, purtroppo per loro hanno perso così tantissimi sistemi di eh, missili eh, dei loro missili SS-300, missili antiaerei che sono stati bombardati dai russi perché i russi li intercettavano uh, durante la partenza del missile mentre il drone, cari amici non ha bisogno di tutto questo il drone può essere lanciato da una macchina uh, una macchina civile che sembra un camion che tra l'altro ha un, uh, un uh, scompartimento dove vengono lanciati fino a 8 uh, droni e questo scompartimento viene nascosto all'interno uh, della, uh, della parte della, del camion che di solito è mascherato sotto un, come un container di trasporto quindi dall'alto sembra una macchina civile con un container di trasporto dove puoi anche scrivere quello che vuoi sembra puoi fare scrivere una pubblicità o qualcosa e, qualsiasi eh, elemento di prelustrazione militare lo riconoscerà come una macchina civile, non è una macchina militare. Il drone può essere lanciato molto lontano dalla linea eh, di fronte, dalla linea di combattimento, può essere lanciato addirittura dal mare, in effetti molti droni che vanno verso Kiev o verso altre città ucraine vengono lanciati eh, dal profondo del territorio uh, filorusso, dal, ormai territorio russo perché insomma chiamiamolo così perché le repubbliche sono state ormai riconosciute dalla Russia, questo ormai per i russi questo è territorio russo per cui vengono lanciati da lontano e um, è impossibile intercettarli durante il lancio perché l'unica uh, cosa che si può rilevare è, è il funzionamento di un motore a scoppio che è grande come grande motore di un motorino, per cui è molto complicato se non impossibile intercettare questi droni in partenza. Poi questi droni cominciano a volare durante il volo, sempre grazie alla bassa, uh, basso rumore e, e, e bassa temperatura del motore a scoppio, non si può intercettarli utilizzando classici eh, sistemi di monitoraggio anti di antiaerea. Quindi questi droni arrivano, eh, si avvicinano a, ai luoghi che loro devono uh, colpire eh, totalmente li liberi senza difficoltà e l'unico uh, un modo in cui si può intercettarli è proprio vederli visivamente nel volo. È, per questo motivo questi droni si utilizzano così, tanti, eh, così tanto perché Rispetto a, ai missili e ai razzi non guidati, costano niente, portano grande quantità di esplosivo e permettono di colpire gli obiettivi con una uh, estrema precisione. Uh, se avete visto quando questi droni colpiscono gli obiettivi, cioè, se devono colpire la macchina, colpiscono. La macchina eh, se, se, senza sbagliare senza mai eh, sbagliare neanche un 50 cm, perché lì eh, il sistema di eh, puntamento montato da, dai russi, sistema elettronico, eh, è stato creato in maniera molto efficace. Quindi, cari amici, i droni eh, russi eh, Gran 1-Garan 2. Che sono stati eh, creati in base ai droni Shahid eh, 136 di produzione iraniana, hanno queste qualità. Approfondite chi è interessato e ricordate che eh, in guerra, qualsiasi esercito usa soprattutto le armi, gli armamenti che gli permettono di eh, avere una grande potenzialità di fuoco, quindi colpire eh, con estrema violenza il nemico e dall'altro canto eh, gli permette di risparmiare i soldi, per cui le armi che vengono utilizzate di solito vengono utilizzati eh, per il basso costo di produzione e eh, l'efficacia con cui vengono utilizzati. Grazie per essere stati qui con me, eh, vi invito di seguirmi sui miei canali eh, Facebook, Instagram, YouTube, su YouTube mettete campanellino e pollice-in-alto, così vi arrivano i messaggi quando io carico nuovi video. E cari amici mi raccomando, eh, seguitemi su Telegram perché su Telegram io pubblico materiali che per motivi di censura non posso pubblicare su altri social. Vi mando un abbraccio.